non sono ormai mi imitano tutti, no, con alcuni anni di ritardo, c'è cioè, chi stende sul letto, chi mette le camicelle, ciole. Ora che c'è anche il commissario per l'Italia in Italia, i tempi si accelereranno, cioè si riuscirà a vedere qualcosa di concreto, perché se uno adesso va a Ropero vede proprio ancora nulla. Certo, ma io sono convinto di sì, sono convinto che la nostra è una corsa sul filo, ma è una corsa che possiamo vincere. Costruire un Expo è veramente costruire qualcosa di complicato, forse la manifestazione più complicata al mondo, perché le Olimpiadi, voi vedete in fondo il programma lo si sa, sono quei 15 giorni, le gare sono quelle, lunedì, a martedì, a venerdì, mentre l'Expo dura 6 mesi. Adesso si entra di più nel tema dei contenuti, che vogliamo investigare fino in fondo il rapporto tra l'uomo e la natura, la lotta alla fame, la corretta alimentazione, la sicurezza del cibo, la tavola dove si consuma il cibo, lo si consuma con i familiari, con gli amici, si accoglie l'ospite, si dialoga. Beh sì, mi è venuta l'idea di Invisibile, perché Invisibile da una parte vola, si innalza al di là dei limiti dell'uomo e dall'altra parte è stato uno dei primissimi tentativi che l'uomo ha fatto per innalzarsi al di sopra della terra. Quindi unisce il dirigibile, il passato al futuro, parla di un Expo che vuole portare l'uomo sempre più in alto. Andava bene con le braccia. Andava bene con le braccia. Sì, bravissimo. Ma troppa gente dietro. So che lei non ama parlare dell'inchiesta giudiziaria, però ieri l'ANSA ha battuto che i PM hanno sentito per oltre 5 ore una persona a lei molto vicina in passato. Ha un commento a riguardo? No. Sempre convinto di farsi sentire non prima di settembre dai PM, come hanno detto i suoi legali? Prima di settembre. I miei legali hanno spiegato bene le motivazioni e le ragioni. Hanno parlato loro, non è necessario che mette qualche loro. Signori? Ma ci sono problemi per il decollo? No. Sì. Ok, il vice sindaco mi ha chiamato io per questo. No, il vice sindaco. Anche il presidente Monti si unisce, dico, a nome del governo si unisce a noi nel festeggiare questa data simbolica dei meno 1000 giorni all'Expo. È chiaro, come vi dicevo prima, che dobbiamo procedere nella massima unità e nella massima cooperazione istituzionale. Poi voi venite anche al Pirelli a vedere la scritta. Sì. Ce la faremo. Non ce l'ha fatta. Bene, grazie. Grazie mille.